What is life? Ovvero, cos'è la vita? Credo fermamente che la nostra esistenza abbia uno scopo ben preciso. Noi nasciamo affinché possiamo generare la nostra progenie, che a sua volta continuerà a generarne tante altre, che si evolveranno sempre di più nel corso dei secoli. Il percorso inizierà e si concluderà quando il nostro cerchio della vita avrà completato il suo ciclo naturale. Ma nel frattempo noi avremo già piantato il seme che permetterà la nascita delle future generazioni. Un altro ruolo importante che abbiamo come genitori è quello di educare i nostri figli. Se dovessi spiegargli cos'è la vita, la paragonerei ad un ponte di legno da dover attraversare. A volte la sua apparente robustezza potrebbe trarci in inganno. E mentre ci accingiamo ad attraversarlo senza cautela, potrebbe vacillare o addirittura cedere del tutto e crollare sotto i nostri piedi. Quindi la vita va affrontata con attenzione, ma anche con decisione. È nostro compito, quindi, insegnare loro come distinguere il bene dal male. Dovremo insegnargli che la vita non sempre è fatta di rose e fiori, ma molto spesso dovranno affrontare e superare momenti difficili, possibilmente contando solo sulle proprie forze. A volte inciamperanno e cadranno, ma dovranno subito rialzarsi, facendo tesoro dei loro stessi errori. Dovremo insegnare loro ad avere rispetto ed amore verso gli altri, senza alcuna distinzione tra etnie o religioni. Dovranno perciò adattarsi a camminare e a convivere coi lupi, e con le tante avversità e ostacoli che incontreranno durante il loro percorso. Tutti questi insegnamenti serviranno loro per rafforzarli e renderli indipendenti, qualora noi un giorno non saremo più al loro fianco. Ora vorrei concludere il mio pensiero, lasciandovi un messaggio che ritengo fondamentale. Amate e rispettate i vostri genitori, fino a quando il loro ciclo della vita non si concluderà, arrestando per sempre il loro cammino terreno. Se non saremo in grado di fare tutto ciò, allora la nostra vita non avrebbe più senso e nessun valore. Grazie per avermi concesso la vostra cortese attenzione e spero che questo breve videolibro lo abbiate ritenuto utile e istruttivo. Buona vita a tutti voi, dal vostro amico Vincenzo Ceccarelli.